Un altro avversario difficile per l'Akragas è che domani a Siracusa affronterà la Juve Stabia. Come l'avete preparata questa partita? Ma domani affronteremo un'altra ottima squadra, una squadra composta da giocatori ottimi, buoni giocatori per questa categoria. Noi lavoriamo con grande entusiasmo, ci conforta molto le nostre prestazioni, dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera qua e avere sempre voglia di migliorarsi. Questo non possiamo mai prescindere da queste, diciamo, da questo cocktail nostro. Noi affronteremo la partita con la voglia di fare un risultato importante. L'Akragas come arriva a questa sfida? Arriva anche con il morale alto dopo il bel pareggio contro il Lecce in trasferta. Sì, abbiamo fatto un ottimo pareggio, abbiamo mosso la classifica, abbiamo dato seguito al risultato positivo che abbiamo fatto in casa, anche se ci aspettavamo di più dal pareggio col Bisceglie. Niente, dobbiamo affrontare questa partita con grande convinzione mentale di poter fare un'ottima prestazione. Io sono sempre convinto che dopo le prestazioni possa arrivare il risultato. Quindi la mia squadra deve aver voglia di giocare, di divertirsi e di essere forte mentalmente. Arrivano ancora i complimenti per il buon gioco che produce l'Akragas. Che effetto ti fanno questi complimenti? Ah, sono contento per i miei ragazzi perché quello che io e il mio staff proponiamo probabilmente loro lo condividono bene, ma sono sempre io molto esigente, voglio sempre che loro devono crescere, dobbiamo continuare la nostra crescita e sono convinto che col bel gioco perché possiamo ottenere dei risultati importanti. L'Akragas ha la media di un punto a partita, la guardi la classifica, sei soddisfatto del rendimento dei biancoazzurri? Io sono soddisfatto del lavoro che stiamo producendo e del lavoro che sto trasmettendo alla mia squadra, alle mie idee. Di questo sono contentissimo. Della classifica non la guardo tanto perché io penso che non dobbiamo stare lì a guardare la classifica, che se incominciamo a ragionare ci mancano dei punti, potevamo vincere col Bisceglie, potevamo vincere con il Rennes in casa. No, io penso che domani abbiamo una battaglia. Dobbiamo prepararci, ci siamo preparati molto bene, dobbiamo prepararci a questa battaglia con grandi motivazioni. Una battaglia senza però due leader, Vicente Pisani. Il primo è squalificato, l'altro è infortunato. Ma io ho sempre detto che la forza di una squadra è il gruppo. Io sono da quando faccio allenatore, anche quando collaboravo, per me è il gruppo che vince, non vince il singolo. Ci dispiace di non avere l'apporto di due giocatori di esperienze molto importanti per noi, però sono convinto che chi giocherà al loro posto si farà trovare pronto perché io ho 24 titolari. È tornato Bramati, cosa può dare all'Akragas questo giocatore? Ma può dare tanto, può dare professionalità, un ottimo calciatore, può dare quell'equilibrio in mezzo al campo. È un giocatore che lo aspettiamo, deve lavorare, è normale che sono 3 mesi che non gioca e deve mettersi in riga.